Plaghe nel paese d'Egitto, ma per 9 volte il cuore del faraone è rimasto duro e non ci ha liberati. Nel cuore della notte il Signore nostro Dio manderà un'altra piaga e sarà la più terribile. Stanotte i primogeniti degli egiziani moriranno tutti. Ma il Signore mi ha detto che i nostri figli verranno risparmiati. Mosè, ne sei sicuro? È vero che i nostri figli si salveranno. L'angelo del Signore passerà davanti ad ogni casa egiziana, ma non si fermerà davanti a quella israelita. E contro i nostri figli neppure un cane punterà la lingua. Adesso, mentre aspettiamo che l'angelo passi davanti alle nostre case, prepariamoci a partire. Il 10° giorno di questo mese, ciascuno si procuri un agnello giovane, senza difetto, nato nell'anno. Un agnello per ogni casa, secondo il numero delle persone. Lo conserverete fino al 14° giorno, in cui tutta la comunità lo immolerà al tramonto. Prenderete un po' del suo sangue e lo porrete sui 2 stipiti e sull'architrave delle case in cui lo mangerete. Durante la notte ne mangerete la carne arrostita al fuoco. La mangerete con pani azimi e con erbe amare. Quello che al mattino avanzerà lo brucerete sul fuoco. Mangerete in fretta, pronti a partire, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Così faranno anche i vostri figli e le generazioni future. Prepareranno e mangeranno il pane non lievitato, per ricordarsi che in questo giorno io ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno di generazione in generazione, con rito perenne. Questa notte io passerò e colpirò ogni primogenito egiziano, e farò giustizia di tutti i loro dei, e solo il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi sarete risparmiati. Questo giorno sarà per voi solenne. Lo celebrerete come una festa del Signore, di generazione in generazione, fino alla fine dei tempi. Mosè e Aronne non si sono fatti più vedere. Avranno sicuramente capito che in Egitto conta solo la tua volontà. Volevano ingannarci, conoscevano i fenomeni naturali che ci hanno colpito. Era facile prevederlo. E cosa prevedete ora per il futuro? Il vento del deserto si è placato e il Nilo si è ritirato. Pace e prosperità accompagneranno a lungo il tuo regno. Il potere magico di Horns è maggiore del loro. Oh, principino, ti piacciono quegli uccellini? Oh, sì, molto. Che succede? Il mio primogenito, che gli hanno fatto? Il vento della morte ce l'ha portato via. L'angelo di Dio è passato su di noi.
Dio ha risparmiato il suo popolo ed ora possiamo andarcene da qui. Prendete tutto ciò che avete. Si va verso la terra promessa. Non voglio vedervi mai più qui. Il vostro Dio ha vinto. Andatevene, voi e tutta la gente di Israele. Andate a servire il Signore come avete detto. Prendete il bestiame e le vostre greggi e andatevene. Il Dio Onnipotente ci ha liberati per sempre dalla schiavitù. Oh Signore, noi ti ringraziamo. Fuori di qui! Abbandonate il mio popolo e non tornate mai più! Prezioso sovrano, se gli israeliti se ne vanno, dove troveremo la mano d'opera per i lavori pesanti? Ti assolderemo allora! Hai ancora la forza di opporti al mistero del loro Dio? Dopo 400 anni di dimora in Egitto, quel giorno tutto il popolo di Israele abbandonò per sempre la terra d'Egitto, portandosi dietro la salma di Giuseppe. Al suo ritorno in Egitto dalla terra di Madian, Mosè incontrò il fratello Aronne. Oltre ad Aronne, Mosè ebbe anche una sorella, Miriam, la bambina che nel racconto dell'infanzia di Mosè aveva seguito le fasi del recupero del cesto di papiro con il piccolo abbandonato nel Nilo. Se a dominare il racconto dell'Esodo sarà sempre Mosè, anche Aronne svolge un ruolo importante nella Bibbia, come portavoce di Mosè, investito del ruolo di sacerdote del popolo di Israele, insieme con i suoi figli. Il ritorno in Egitto di Mosè ed Aronne aprì un conflitto sofferto e travagliato con il faraone ed i suoi ministri, che non gradirono la proposta di Mosè di condurre il popolo ebraico nel deserto per celebrare un sacrificio a Dio. Un rifiuto carico di conseguenze, perché Dio intervenne in aiuto del suo popolo, infliggendo agli egiziani una serie di punizioni, le famosissime piaghe, che rappresentano un esempio di come Dio si manifesta nella storia degli uomini anche attraverso fenomeni naturali conosciuti. La prima piaga è ricorrente in Egitto nei mesi di luglio ed agosto, quando le acque del fiume sono in piena e trasportano una quantità enorme di fango fertile, il limo, ricco di microrganismi che, decomponendosi, provocano la caratteristica colorazione rossastra. Al ritirarsi della piena,
si schiudono le uova deposte dalle rane e dai rospi in numero incalcolabile. Seconda piaga. Si tratta del cibo ideale per le zanzare e gli altri parassiti nocivi all'uomo, che vi trovano il loro habitat ideale. La terza piaga. Nei mesi di dicembre e di gennaio è il momento della mosca tropicale, la quarta piaga, che molesta bestie ed uomini. Essa causa moria del bestiame, quinta piaga, ed il diffondersi di una sorta di peste bovina. Ed è inoltre causa di forme ulcerose della pelle degli uomini, la sesta piaga descritta dalla Bibbia. La settima piaga è costituita dalla grandine, dannosissima per le colture. Si tratta di un fenomeno invernale piuttosto raro e che dovette suscitare meraviglia. Frequente è invece l'invasione delle cavallette, ottava piaga, una vera calamità per un paese dove la vegetazione è rara e preziosa. L'appressarsi delle tenebre, che costituiscono la nona piaga, ha più valore simbolico e serve a preparare l'atmosfera per l'ultima piaga, la decima, la morte dei primogeniti egiziani. In questo contesto nasce, o meglio si ricrea, una festa molto antica nella storia ebraica, la Pasqua. Si trattava di una festa appartenente alla cultura pastorale nomade, che veniva celebrata all'inizio della primavera, al primo plenilunio, per propiziare la transumanza verso nuovi pascoli. Nella Pasqua ebraica si consumavano erbe amare e pani cotti sull'astra di pietra e non lievitati, cioè cibi di fortuna, essenziali per chi deve viaggiare. Si mangia l'agnello, che non deve essere spezzato, perché idealmente ritorni nei futuri pascoli del gregge. Un antico sacrificio augurale per la fecondità del bestiame. Questo preistorico rito pastorale assume nel racconto dell'Esodo il simbolo della liberazione dalla servitù. Il nome stesso, Pasqua, in ebraico Pesah, venne interpretato come passaggio, nel senso che Dio aveva saltato, oltrepassato e quindi risparmiato le case degli ebrei che erano state segnate dal sangue della vittima pasquale. Le fascinose notizie di questo racconto sono scritte nella Bibbia, libro dell'Esodo, dal capitolo 7 al capitolo 13.